Buongiorno, facendo la pausa in una stazione di servizio, un autogrill, ecco, facendo il locale. Oramai gli autogrill non so più cosa, come sono, e quindi mi accontento di questo. Come si chiama? Sergio si chiama. Comunque ho preso un panino con la cotoletta e non era niente male. Poi ho preso una coca e poi ho preso un caffè. Il tutto ho pagato, ho dato 20 euro e mi ha dato 10 euro, poi mi ha dato 2 euro e poi mi ha dato 50 centesimi. Quindi ho pagato 7,50 euro. Beh, no, nemmeno è caro e nemmeno tanto economico, eh. Forse il panino costava 5 euro. Comunque era buono, eh. Va bene. Allora, sono in pausa. Ieri sera a casa ho fatto due calcoli che volevo condividere con voi. Sono entrato in macchina perché fuori fa freddo. Anche perché il foglio l'ho qui. Intanto mi prendo l'ultima pillola dall'otite. Mi è passato l'attappamento dall'orecchio. Comunque domani devo ritornare dal medico per verificare che tutto sia stato risolto. Allora, ragazzi, veniamo al dunque. Il perché di questo video. Allora, io ho fatto un calcolo ieri. Ero a casa ieri pomeriggio, prima di uscire per fare dei servizi. Ho fatto due calcoli per verificare, per capire, avere non la certezza, lo sapevo già, però giusto per capire matematicamente le ore in più che io personalmente con questo lavoro dal locale ho ore in più di tempo libero che ho in più, appunto. Allora, oggi è 30 settembre e il 26 ho ricevuto il primo pagamento intero, capito? Perché io, vabbè, ho iniziato qui, si paga il 27 del mese, ok? Io ho iniziato il 26 di ottobre, quindi il 27 ottobre ovviamente non ho percepito nulla. Il 27 di novembre ho ricevuto il pagamento dei 4 giorni di ottobre. Ok, siccome era misera il pagamento di 4 giorni, ho chiesto l'anticipo e quindi mi è stato dato l'anticipo a il 27 novembre. Ok, il 26, no, il 26, è stato pagato il 24 dicembre, o il 24, o il 23, o il 23 o il 24 dicembre, ora non ricordo. Comunque il pagamento di dicembre, che era riferito al mese di novembre, non è stato intero perché ovviamente io ho chiesto l'anticipo il mese precedente, quindi non è stato intero. Quindi non ho percepito anche a dicembre il compenso totale. Questo mese invece, il 26 gennaio, che c'è stato il pagamento, ho percepito per la prima volta in 3 mesi che sono qui a lavorare il pagamento intero, ok? Che è 20 euro in più rispetto a quello che mi era stato detto, e comunque sui poco più di 1900 euro, va bene? Quindi era quello che io sapevo e che appunto ho percepito per intero. Quindi è stata la prima volta che ho guadagnato, ho avuto la busta paga per intera. Ora, al di là di questo,
Ovviamente ero al corrente che facendo il locale percepivo quel 20% in meno di pagamento rispetto a quando facevo la linea. Ah, da premettere, tra parentesi, ieri ho avuto una chiamata di uno che cerca degli autisti e sapeva che io stavo cercando, forse lo hanno informato male, però io poi, giusto per curiosità, ho chiesto delle informazioni, no? E lui mi ha detto che era un lavoro, che un lavoro di linea ovviamente, si doveva partire da Bari e si era la linea, la tratta era Bari-Bologna, Bari-Emilia-Romagna in pratica. Ovviamente si stava fuori da lunedì al venerdì, il sabato e domenica a casa, e lui pagava 2.400 euro. Questo, cioè 2.400 euro, ok? Per fare il nazionale. Io 2.400 euro li ho presi facendo l'estero. Quindi questo giusto per confermare quanto io sia stato un coglione a fare l'estero con una paga di 2.400, 2.400, ecco. Vabbè, questo giusto per confermare la mia inesperienza, il mio sbaglio che ho fatto. Vabbè, al di là di questo, quindi la paga più o meno per fare la linea qui al sud è sui 2.400 euro rispetto ai 1.900 euro che io poco più che prendo a fare il locale. Però questi soldi in meno vengono compensati dalle ore in più che tu hai facendo il locale. E io ho fatto due calcoli e giusto ve lo volevo far vedere. Allora, come avete visto, io ho fatto giusto due calcoli. Allora, ore di lavoro e di svago. Allora, ho diviso camionisti di linea. Quindi in un mese, ovviamente ho fatto il calcolo per 28 giorni, non di 30. Quindi un mese è di 28 giorni, che sarebbero 672 ore. Ore di riposo minimo da rispettare per settimana, da legge, sono 45 ore. Ore di riposo minimo da rispettare nel mese, sono 45 per 4, sono 180 ore. Ok, lasciamo stare quando magari capita che fai la pausa breve, 24 ore. Lasciamo stare, diciamo che in un mese tu fai qu per 4 volte 45 ore di riposo, ok? E sono 180 ore. Ore di lavoro in un mese per un camionista di linea sono 672 ore, meno 180 fa 492 ore. Va bene? Ora, diciamo che nella settimana non fai 45, fai 50, fai 60. Diciamo che quindi le ore di lavoro in un mese non sono, le arrotondiamo a 500, 510, 520 ore. Ok? Quindi tu fai in un mese fai 520 ore. Camionista locale, cioè ora il mio caso, in un mese ovviamente ci sono 28 giorni, ci sono ovviamente 672 ore. Allora io faccio lavoro, ore di lavoro in un giorno, faccio dalle 6 alle 17 e sono quindi 11 ore, va bene? Ore di lavoro il sabato faccio 5 ore, 3 volte al mese, perché un sabato non si lavora, perché bisogna compensare l'ora. Io quindi lavoro il sabato, quindi riprendo il lunedì, quindi non faccio le 45 ore, ok? Quindi per compensare quelle mancate ore di riposo settimanali ci viene concesso una volta il sabato libero, va bene? Ora, ore di lavoro in una settimana, io 11 ore per 5, che sono i giorni della settimana da lunedì al venerdì, più 5 ore dal sabato, ok? Sono 60 ore. Ore di lavoro in un mese, 60 ore per 3 settimane, perché abbiamo detto che una volta, un sabato al mese si fa festa, più 55 ore, ovvero le 11 ore per 5, avete capito, no? Sono 235 ore, va bene?
Ore di tempo libero che io ho sono 672 meno le ore di lavoro, 235, ho 437 ore di libertà. Va bene? Ore di lavoro, di svago. Allora, in confronto al camionista di linea che ha, diciamo che ha 180 ore, abbiamo fatto il calcolo, diciamo 200 ore, diciamo 220 ore, diciamo 250 ore, ok? Ci sono la bellezza di 200 ore di differenza di tempo libero che io ho facendo questo lavoro locale. Quindi era giusto un calcolo per farvi capire che sì, quello che ho sempre detto, che ho sempre affermato, che vi ho sempre detto all'inizio, sì, percepisco un guadagno di meno rispetto al lavoro della linea, però ho 200 ore circa, 200 ore, 250 ore in più di tempo libero, ok? Era giusto, vabbè, era un calcolo che volevo condividere con voi, che magari non me ne può fregare niente, era una cosa risaputa, non ho detto niente di nuovo, però era un calcolo che ieri sera, mentre aspettavo di uscire, me lo sono fatto. Giusto per avere la conferma di quante ore in più hai a disposizione facendo il locale. Va bene, siamo a 26 minuti. Tra 15 minuti circa riprendiamo il lavoro. Va bene? Ciao ragazzi.